Finisce 1-1 al Carotti fra Jesine e Termoli. I Leoncelli conquistano un punto contro i giallorossi che si confermano formazione in gran stato di forma. Il Termoli è imbattuto da 7 partite e riesce a tenere un punto a Jesi pur con un finale in 10 e poi in 9 uomini. Jesina subito alla ricerca del gol. Dopo un minuto cerca la porta di testa a Sassaroli, pallone che termina alto. È il Termoli poi a dimostrare più verve fino a passare in vantaggio. Al quinto minuto dal limite Felice cerca la porta, il suo tiro deviato finisce in corner. Sulla battuta dalla bandierina Dispoto di testa indovina la deviazione giusta, Matreini è sulla linea di porta e salva. Non si salva invece la Jesina all'11esimo, sospetti il controllo di Felici, forse con la mano all'ingresso in area di rigore, perfetto però il diagonale nell'angolino che non lascia scampo a Cornacchia, 0-1. La Jesina si rivede col tiro alto di Ambrosi al 17esimo. Ci prova anche Trudo al 23esimo, conclusione che si spegne al lato. Il pareggio dei Leoncelli arriva al 29esimo, questa volta ad essere sospetto è forse un tocco con la mano di Ambrosi all'origine del passaggio che fa schizzare il pallone in aria sui piedi di Kevin Trudo, che controlla, resiste all'attacco del difensore e trafigge Marco Nato. Per l'attaccante di casa un ritorno al gol esattamente un girone dopo l'ultima rete nello 0-4 di Termoli ed il lungo break per infortunio. Al 40esimo Strappini cerca il raddoppio, ma il tiro da fuori del centrocampista di casa termina a lato. Nell'intervallo sfilano i piccoli del settore giovanile Leoncello sul prato del Carotti fra gli applausi del pubblico. Al rientro Jesina insidiosa dopo 4 minuti, Marconato respinge su Traini, poi riesce a chiudere su Trudo in arrivo sul pallone in seconda battuta. Per il Termoli, Ragazzo cerca pericolosamente la porta al 58esimo, palla che sorvola non di molto l'incrocio dei pali. Ancora giallorossi vivaci al 64esimo, con Cremona che colpisce a botta sicura un passo dentro l'aria. Cornacchia si supera e riesce ad alzare in calcio d'angolo. I molisani restano in 10 al 66esimo, quando Romano fa fallo su Francia e rimedia il secondo cartellino giallo della sua giornata. Il Termoli mantiene comunque un buon piglio al 70esimo su corner, Tafani va a coprire di testa in area Leoncella ma quasi mette in difficoltà Cornacchia che deve alzare in calcio d'angolo. All'85esimo Termoli addirittura in 9 uomini, Vitali è entrato al 66esimo, va giù duro su Strappini e rimedia il secondo cartellino giallo in appena 19 minuti di partita, espulso. Ultimo tentativo Jesina, firma Strappini all'87esimo, la conclusione del centrocampista viene però deviata in corner. Finisce così un punto per uno al Carotti fra Termoli e Jesina.